È un ritratto della storia d'Italia, è stato il primo fatto orribile di sangue a finire in televisione in un certo modo, l'intervista a Pacciani di Terrore su Rai 3, i processi in diretta, è stato il primo delitto che ha assurto l'onore tra virgolette della cronaca. In un certo modo, è entrato cioè prima tu chiudevi tutto fuori di casa, dicevi, ma hai visto amore, quella lì che ha tagliato, ma poi chiudevi la porta di casa, giravi il giornale sulla pagina dello sport e tutto finiva. Invece col mostro tutto ti entrava in casa, sempre, comunque. Non tanto l'unico caso, perché poi non è stato l'unico caso di killer seriale, perché uno che mi viene in mente è Donato Bilancio, ne ha ammazzato anche di più, insomma. Però è l'unico caso dove i delitti non sono stati fatti da una persona sola e dove sicuramente dietro ci sono tante cose, molte delle quali ancora non sono venute fuori. È importante che una storia così grave, così oscura, con molteplici colpevoli, con ripensamenti e freni sui rispettivi casi colpevoli, prima c'era la via Santa, la via Colata, eccetera, insomma sia stata anche molto turbolenta dal punto di vista investigativo. Io credo che è importante che i giovani non perdano la memoria storica del proprio paese. Il mostro di Firenze è una definizione utilizzata dai media per indicare l'autore o gli autori di una serie di delitti compiuti dal 1968 al 1985. Sono 16 in tutto le vittime, coppie, soprattutto giovani, che si erano appartate nelle notti di Novilunio nei dintorni di Firenze. L'assassino usa sempre la stessa arma, una pistola Beretta 70 calibro 22 long rifle. In 4 casi asporta il pube delle donne uccise e il seno sinistro. La lunga e complessa vicenda giudiziaria porterà alla condanna definitiva di Mario Vanni e Giancarlo Lotti, i compagni di merende, locuzione che inventa involontariamente il Vanni durante il processo contro il terzo compagno, Pietro Pacciani, morto in circostanze non del tutto chiarite nel 98. Io sono stato a fare delle merende con i Pacciani. No, scusi un attimo. Vedo che qualcuno le ha già detto cosa deve dire. Guardi, lei comincia male, sa perché? Lei comincia male. Perché sembra che venga a recitarci una lezioncina e si è imparato prima. Lei deve solo rispondere alle domande. Le procure di Firenze e Perugia sono ancora oggi impegnate ad individuare i mandanti dei delitti. Tra le vittime anche la 18enne Pia Rontini, il cui padre Renzo lascerà il lavoro e trascorrerà il resto della vita alla ricerca dei colpevoli fino alla morte il 9 dicembre dell'89 per infarto. Non era facile portare sullo schermo una vicenda come quella del mostro di Firenze così piena di implicazioni? Sì, devo dire, lì sono stati molto bravi gli sceneggiatori perché hanno inserito in primo piano la storia della famiglia Rontini. Ci sono anche delle scene familiari che mitigano un po' la tragedia vera sia delle indagini che degli omicidi. Apre un po' così questo, uno squarcio un po' su questa famiglia che vive tranquillamente la sua vita e al quale capita questo inferno, la settima vittima del mostro, una famiglia che è serena, vive tranquilla e una mattina lei non torna, quindi questo è il motore. Non c'è più il sorriso di Pia, era proprio un discorso di vedere questa bambina che ti chiede, vuole fare la cuoca, parte, va in Danimarca e che torna, è toccante di vedere questa persona che è piena di progetti e che tutti questi progetti verranno recisi da qualcuno e questa è una cosa che come padre anche ha due figli, per cui questo tema qua io credo che quando si parlava prima di sforzi e difficoltà, nessuno sforzo, nessuna difficoltà se non quella di sentire. Il rapporto che avete avuto voi con le famiglie delle vittime? Non abbiamo avuto in realtà rapporti diretti, i veri rapporti diretti li hanno avuti gli sceneggiatori per scrivere la storia, in particolare con Winnie Rontini che è la mamma tuttora vivente di una delle vittime. Quello che abbiamo avuto noi è un po' più l'impatto con la gente del posto quando siamo andati, perché abbiamo scelto di girare il più possibile nei posti veri, sia come paesi che più o meno insomma come luoghi degli omicidi, sempre rispettando la memoria delle vittime vere che sono morte lì. E insomma le reazioni della gente passavano dalla voglia, cioè ci dicevano proprio rispettate la verità però, perché ancora nessuno l'ha detta fino in fondo e noi quello abbiamo cercato di farlo, e comunque
il rispetto per quello che era successo davvero, perché poi erano tutti amici o parenti delle vittime vere. E dall'altra parte invece anche un po' di resistenza, soprattutto in alcuni paesi che non amano, insomma, che si ricordino quei paesi solo o soprattutto per la vicenda del mostro. Prima della messa in onda del film chiamerete, li farete vedere prima, lo farete vedere prima? Come pensate di evitare inevitabili commenti che poi ci saranno? Ma guarda, questo non lo so, perché per esempio Winnie Rontini, che diciamo è quella più coinvolta, ancora deve decidere se vederlo o no, perché lei ci ha dato il suo assenso, ci ha anche raccontato delle cose assolutamente inedite e private, però non sa veramente lei per prima se riuscirà a vederlo, perché poi comunque vai a scavare nei dolori più intimi, insomma, quindi non sappiamo se è una buona cosa invitarli a vederlo prima, insomma, perché non sappiamo se loro poi vogliono ricordare. E qual è la verità, secondo lei? Che idea si è fatto anche sui mandanti? Beh, no, la verità è che quasi certamente, o anche certamente, gli esecutori materiali sono quelli che sono stati condannati, che però dietro c'è tutto un giro, insomma, non una o due persone. In realtà molti sono stati già assolti perché non ci sono le prove. Però insomma c'è tutta una serie di mandanti e quelli non si riuscirà mai a trovare le prove, quindi bisogna sperare, se si può chiamare speranza, che qualcuno di loro confessi, insomma, prima o poi.